Un anno fa ho avuto il coraggio di cambiare vita e da dipendente di una grossa multinazionale sono diventato un freelance. Ho aperto un progetto tutto mio, il The Wondery Lab. È un laboratorio digitale che aiuta aziende, imprenditori, personal brand a distinguersi tra la giungla del web. E durante quest'anno ho anche sperimentato che è possibile lavorare da qualsiasi parte del mondo. E in questo video ti racconto il mio percorso. Il mio nome è Samuele e in questo canale parlo di viaggi, esperienze, crescita personale e da qualche mese della mia nuova vita da nomade digitale. Sono laureato in economia, mi sono specializzato in trade marketing e strategie commerciali ormai nel lontano 2010 e ho seguito, diciamo, all'inizio della mia carriera un percorso abbastanza standard. Una volta terminata l'università ho iniziato a lavorare in una grossa azienda multinazionale, prima in stage e poi via via in posizioni sempre di più crescente responsabilità. Questi anni in azienda devo dire, ragazzi, che mi sono davvero serviti perché ho conosciuto tantissime persone, ho fatto tante esperienze, mi hanno anche formato non solo a livello manageriale ma soprattutto come persona. Però nonostante queste belle esperienze, nonostante questi 10 anni, sentivo che comunque mi mancava qualcosa. Io sono sempre stato un grande viaggiatore e un po' iniziava a pesarmi quel dover aspettare le canoniche 2 settimane d'agosto, 2-3 settimane d'agosto per poter organizzare un viaggio. Erano solo quelle durante il corso dell'anno. Poi, senza pensare a quelli che potevano essere magari gli imprevisti, per esempio nel 2018, durante l'unico viaggio che ho fatto in Sudafrica, mi sono rotto un braccio e dopo 5 giorni sono dovuto tornare a casa, addio ferie, dovevo aspettare nuovamente il prossimo anno. Oltre che sentivo un leggero disequilibrio a livello valoriale. Ecco che questo mi ha spinto a ripensare durante la pandemia a come poter cambiare vita. E oggi posso dire che mi sento finalmente realizzato e felice al 100%. Da dove nasce questo desiderio di cambiare vita e soprattutto come ho trovato il coraggio? Diciamo che ho iniziato a percepire questo cambiamento nel 2018, circa 5 anni fa. Avevo cambiato per la terza volta azienda, avevo iniziato una nuova esperienza, però nonostante questa nuova esperienza, questa nuova ventata di novità con una nuova posizione, nuovi colleghi, ho iniziato a sentire che qualcosa non andava. Ma non c'entrava nulla la nuova azienda, non c'entrava nulla il nuovo lavoro, ma qualcosa stava cambiando dentro di me. Lo iniziai a percepire, è stato qualcosa di più profondo, un'esigenza più profonda. Probabilmente in quegli anni ho iniziato a sentire un po' di fastidio nei confronti della routine. Ogni giorno sempre le stesse azioni, sempre la stessa vita. Sveglia, colazione, doccia, macchina, ufficio, macchina, casa, divano. Sveglia, colazione, doccia, macchina, ufficio, mensa, macchina, casa, divano. Sveglia, colazione, doccia, macchina, ufficio, mensa, macchina, casa, divano. Per anni questa routine mi stava uccidendo. Sentivo la necessità di cambiare, sentivo dentro una forte sofferenza che giorno dopo giorno stava diventando sempre più grande. Non mi sentivo più felice, non capivo se la strada che stavo percorrendo fosse quella giusta oppure no. Poi è arrivata la pandemia che da un lato ha ritardato, ma dall'altra parte forse ha accelerato questo processo di cambiamento. Sentivo che dentro di me stava iniziando a cambiare qualcosa. E cosa mi ha portato poi a prendere queste decisioni? Intanto sono passati altri 4 anni da quando ho iniziato a sentire questa sofferenza e in questi 4 anni ho cercato di fare una cosa, cambiare mindset. Perché è proprio questo che mi ha aiutato a capire che fuori dalla mia comfort zone, fuori dal mondo aziendale, ci potessero essere tantissime opportunità lavorative e di vita che mi potevano far risolvere quella insofferenza che ormai stava diventando sempre più grossa. Durante il periodo della pandemia ho letto tanti libri sull'ikigai, sulla crescita personale, sul remote working. Ho iniziato quindi a cambiare i miei pensieri, a cambiare le mie azioni. Per cambiare vita bisogna cambiare mindset. E un'altra azione che mi ha aiutato tantissimo a farlo è stato quello di seguire un percorso psicologico per circa 6 mesi. Possiamo essere anche consapevoli di avere un disagio o di avere un problema, ma per risolverlo veramente non basta la forza di volontà. Sì, quella può aiutare, ma non basta. Quindi bisogna andare a fondo, bisogna andare alle origini del problema. E questo percorso mi ha davvero aiutato a cambiare mindset, a cambiare il mio paradigma, a capire che dovevo iniziare
iniziare a pensare oltre, a fare delle nuove azioni. Quindi questo percorso psicologico, i libri che ho letto, le prime chiacchierate con persone che magari avevano fatto questa scelta prima di me o stavano già facendo un'altra vita, stavano già sfruttando altre opportunità che si possono tranquillamente presentare, questo mi ha aiutato a cambiare, mi ha aiutato a trovare il coraggio. E sono passato da "oddio, come faccio a mollare il mio lavoro prima di averne un altro" a "tutto è davvero possibile, basta volerlo". Samu, abbiamo una domanda per te. Cosa hai fatto il primo giorno di questa nuova vita? Questa domanda me l'hanno fatta in tanti durante il corso di quest'anno. Che cosa ho fatto il primo giorno? Il primo giorno che mi sono alzato dal letto e non dovevo andare più in ufficio. E apro parentesi, non avevo già un nuovo lavoro, dovevo iniziare tutto da capo. Però quella mattina mi ricordo che mi sono alzato serenissimo, ero davvero felice anche se non avevo più nessuna certezza. E ho fatto una cosa semplice. Ho preso un foglio bianco e ho scritto su questo foglio quelli che erano i miei 4 pilastri su cui basare questa nuova esperienza, su cui basare questo nuovo stile di vita. E a questi 4 pilastri ho applicato il fattore 1%. Dedicare ogni giorno almeno 5, 10, 15 minuti ad ognuno di questi pilastri. E vi posso garantire che mi hanno portato dei risultati eccezionali. E dopo vi spiego perché e vi faccio vedere anche come mi hanno portato dei risultati. A proposito di fattore 1%, questo è stato un grandissimo libro che mi ha ispirato, Fattore 1% di Luca Mazzucchelli, che mi ha davvero aperto la mente, perché mi ha fatto capire che non basta la forza di volontà, ma servono delle tecniche che, se studiate e applicate, possono trasformare una qualsiasi azione in un'abitudine. Però l'importante è fare qualcosa tutti i giorni. Fattore 1%. Il primo pilastro su cui ho basato questa mia nuova vita è quello del wellness, il mio benessere fisico ma anche mentale, perché mente e corpo sono strettamente correlati. Tutti i giorni, da quando ho iniziato questa nuova vita, pratico almeno 15-20 minuti di yoga, e una volta a settimana pratico anche il Kundalini yoga, che è una pratica di yoga che ho conosciuto a Bali, e da quando l'ho provata per la prima volta non ne posso assolutamente fare a meno. E oltre allo yoga faccio anche 5-10 minuti di meditazione al giorno, per il mio spirito, per il mio benessere interiore. Poi quando fuori ci sono delle bellissime giornate o c'è una giornata di sole, cerco di ritagliarmi una ventina di minuti, una trentina di minuti, a volte anche un'ora, per andare a fare una corsa al parco. E quindi sono passato da una partita di calcetto ogni tanto a fare attività fisica e meditazione tutti i giorni, e i risultati, ragazzi, vi posso garantire che sono tangibili. Io oggi mi sento più energico, più concentrato, la qualità del mio lavoro è nettamente aumentata, faccio le stesse cose magari con una velocità incredibile, e la sera, soprattutto quando pratico il Kundalini, mi sento super riposato. Anche alle 8 di sera le energie non finiscono. Il secondo pilastro è quello della formazione. Ebbene sì, ragazzi, studio tutti i giorni, anche qui applicando il fattore 1%, a volte 10 minuti, a volte un'ora, dipende dal tempo che ho a disposizione. Possono essere blog post, video YouTube, dei corsi gratuiti a pagamento che si trovano sul web, sono iscritto in tantissime piattaforme di formazione, di learning, e da quando ho iniziato questo percorso le mie conoscenze sono cresciute in maniera esponenziale e riesco a rispondere in maniera più concreta, più precisa, più a 360 gradi a tutte le domande che mi fanno i miei clienti. Va bene, Samu, dai, ci hai parlato di mindset, di formazione, di wellness. Vabbè, arriviamo poi alla domanda che tutti mi chiedono: ma come hai trovato i primi clienti o come continui a cercare nuovi clienti? Ed ecco che qui entrano in gioco gli altri due pilastri che li voglio trattare appositamente assieme: le relazioni personali e il personal branding. Dobbiamo metterci la faccia sui social, su YouTube. Dobbiamo cercare di partecipare a quanti più eventi online e offline possibili, per andare incontro a persone più brave di noi, che ci possono ispirare, o a persone che magari hanno bisogno di noi perché hanno un business e hanno magari bisogno di un advertiser, di un copy, di un digital strategist, di un social media manager. È proprio qua che sta la magia. E vi racconto due aneddoti concreti che mi hanno portato clienti. Uno relativa alle relazioni e uno relativo al personal branding.
Per quanto riguarda le relazioni, mi sono sempre mantenuto in contatto con colleghi, ex colleghi o nuove persone che ho conosciuto durante questo cammino. E per esempio durante un aperitivo che ho fatto a marzo con una mia ex collega, quella sera lei ha postato una stories su Instagram, che eravamo assieme, stavamo parlando dei nostri progetti futuri, e da quella storia su Instagram è arrivato un cliente, perché un'amica di questa mia amica ha chiesto del The Wondery Lab, aveva bisogno di qualcuno che iniziasse a seguire le sue campagne di advertising e i suoi social, ed ecco che noi come The Wondery Lab ci siamo posti, siamo entrati in contatto e abbiamo trovato un cliente. Ma vi faccio un altro esempio, questa volta relativo al personal branding. Con un semplice post che ho pubblicato ad aprile, dove raccontavo i primi mesi da freelance, come stavano andando, in maniera molto spontanea, quindi quali erano soprattutto le emozioni, le sensazioni di questa nuova vita, quindi molto spontaneo e nulla di costruito, semplicemente postando questo post, che è andato molto virale perché molte persone me lo hanno condiviso, me l'hanno commentato, perché si vedeva che era sincero. Da quel post sono stato contattato da un'altra persona di cui adesso abbiamo un ottimo rapporto, e con lui ho iniziato una collaborazione, prima per un progetto piccolissimo e ora gestisco campagne pubblicitarie di clienti molto grossi con budget molto grossi da gestire. Ecco quindi due esempi: una storia su Instagram di una tua amica e un post su LinkedIn, quindi di personal branding. Ecco come sono arrivati i primi clienti, e da quei clienti poi con il passaparola, le recensioni, ne sono arrivate altri. E dopo un anno, ragazzi, posso dire che questa scelta mi ha reso davvero felice, ma soprattutto mi ha reso una persona migliore. Ho imparato a gestire meglio i problemi, ma soprattutto a gestire meglio le energie e le emozioni negative con un pensiero positivo, che poi è la vera chiave di volta per attrarre progetti e persone interessanti che ruotano attorno alla tua vita. E soprattutto durante quest'anno sono riuscito a viaggiare di più. A marzo, per esempio, siamo andati a lavorare un paio di settimane in Spagna, a Malaga. Ma chi lo avrebbe mai detto, un viaggio lungo un paio di settimane a marzo? Prima non lo potevo assolutamente fare. Ma quanto è stato bello vivere una nuova città, andarla a visitare dopo lavoro, riuscire dopo lavoro ad andare a passeggiare al mare, conoscere nuove persone, vedere nuove sfaccettature. Il primo weekend, mi ricordo, lì a Malaga siamo andati a visitare Granada e l'Alhambra. Il secondo weekend ci sono venuti a trovare degli amici e siamo andati a Cordova, abbiamo visitato un'altra città dell'Andalusia. E poi ho passato l'intero mese di aprile, il periodo di Pasqua, in Sicilia, e sono riuscito a vedere i riti della Settimana Santa della mia città, Caltanissetta, che non vedevo dai tempi dell'università. Ma oltre che vedere questa festa, sono riuscito a stare per più di un mese con le persone a me più care. E durante questo periodo in Sicilia ho girato un altro video bellissimo, fighissimo, interessante, su uno dei quartieri storici della mia città, che è il quartiere della Provvidenza. Vi lascio nuovamente anche qui la scheda, se siete curiosi potete andare a vedere come questo quartiere si sta rigenerando. Ma l'anno è continuato ad essere intenso e a luglio, per ben due mesi, siamo partiti per Bali e abbiamo vissuto due mesi in Indonesia. E poter lavorare dall'Asia per me è stato un altro sogno che si è avverato. Ecco perché ho chiamato la playlist, l'insieme di questi video che ho realizzato su Bali, proprio Sognando Bali. Ovviamente non sto qui a parlarvi in questo video di tutte le esperienze vissute, dei luoghi visti, delle persone conosciute, perché è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Andatevi a guardare i video se siete curiosi. Ho parlato di Ubud, ho parlato del Kundalini Yoga, dei templi, dei luoghi insoliti. Ho addirittura costruito una mini guida qualche settimana fa, pubblicato sul canale, quindi se state organizzando un prossimo viaggio a Bali potete consultarla. E c'è anche una piccola sorpresa se arrivate alla fine del video. E poi siamo ritornati per una decina di giorni a Milano, così per riprenderci un attimo dopo questi due mesi in Asia, e siamo ritornati nuovamente in Sicilia, dove ho avuto l'onore di vedere la nascita della mia piccola nipotina. Anche questo un'altra emozione grandissima della mia vita, di questo anno che sta sembrando infinito, incredibilmente bello. YOLO, you only live one. Questa è la mia nuova filosofia di vita. Questo primo anno da freelance e da seminomade digitale, ragazzi, mi ha insegnato davvero tanto. Ho capito che è possibile lavorare viaggiando ed è possibile costruire anche progetti stabili e duraturi nel tempo.
Le relazioni e il personal branding sono due asset fondamentali per la nostra crescita, ma soprattutto ho capito che dobbiamo vivere tutti i giorni solo di pensieri positivi e che essere grati per quello che abbiamo in un determinato momento è solo l'inizio di un momento migliore. E quando arrivano pensieri negativi o problemi, perché possono capitare, dobbiamo essere bravi ad accettarli, a superarli senza perdere mai la rotta, perché noi siamo energia e attraiamo ciò che siamo e diventiamo ciò che pensiamo. Amici, siamo arrivati alla fine di questo video, speriamo che vi sia piaciuto, io vi ringrazio per averlo visto fin qua e se volete guardare altri video riguardanti la vita da freelance, il nomadismo digitale, crescita personale o viaggi, vi invito ad iscrivervi al canale e condividete questo video con tutte le persone cui pensate ne possono trarre vantaggio. Mi raccomando, attivate anche la campanella per rimanere sempre aggiornati. Io vi auguro un buon Natale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!